Donne di Corinto, sono uscita dal palazzo perché voi non abbiate da biasimarmi in nulla. So bene, infatti, che molti uomini sono veramente superbi, sia che stiano lontano dagli sguardi, sia che si mostrino all'esterno. Altri, invece, si procurano una cattiva fama di noncuranza per il loro voler starsene tranquilli. Non vi è infatti giustizia agli occhi dei mortali se uno, già a vederlo in nulla offeso, odia un uomo, prima di averne conosciuto a fondo l'indole. Bisogna però che uno straniero bene si uniformi alla città che lo ospita, né a provochi per orgoglio si dimostra aspro stoltamente ai suoi concittadini. Ma questo evento sopraggiunto inatteso mi ha distrutto la vita. Per me è finita, e perduto ogni gioia di vivere, amiche, desidero morire. Infatti, colui che per me era tutto il mio sposo, ben me ne rendo conto, è risultato il peggiore degli uomini. Fra tutti quanti sono animati ed hanno un intelletto, noi donne siamo la specie più sventurata. Per prima cosa, dobbiamo con gran dispendio di beni comprarci uno sposo e prenderci un padrone del nostro corpo. Questo è un male ancor più doloroso dell'altro, e in questo c'è un rischio gravissimo, se il marito lo si prende cattivo oppure buono. Per noi donne, infatti, la separazione è un disonore, né si può ripudiare lo sposo. Giunta poi tra nuovi costumi e nuove leggi, la donna deve essere un'indovina per sapere di che natura sia il compagno di letto con il quale dover al meglio trattare. E se noi riusciamo a conseguire bene tale intento e il marito convive con noi sopportando il giogo senza sforzo, allora la vita è invidiabile, altrimenti bisogna morire. Un uomo, quando sente fastidio di stare in casa con i suoi familiari, esce fuori e solleva il cuore dalla noia. Per noi, invece, è destino volgere lo sguardo verso una sola persona e dicono di noi che viviamo in casa una vita senza pericolo, mentre loro combattono in guerra, ma ragionano male, giacché preferirei 3 volte stare presso lo scudo piuttosto che partorire una volta sola. Ma lo stesso discorso non vale per te e per me. Tu possiedi una città, questa. Hai una casa paterna e comodità di vita e la compagnia dei tuoi cari. Io, invece, sola, senza patria, sono oltraggiata da un uomo, dopo essere stata rapita come una preda da una terra barbara, e non ho né madre, né fratello, né congiunto dove trovare approdo da questa sventura. Solo questo, dunque, vorrei ottenere da te, se riuscirò a trovare una via, una possibilità per far pagare allo sposo il fio di questi mali, che tu taccia. Una donna per il resto è piena di paura e imbelle di fronte alla forza e alla vista di un'arma, ma quando le accade di subire ingiustizie riguardo al suo letto, non vi è altro animo più sanguinario. Non ora per la prima volta. Ma spesso ho constatato che un'indole violenta sia un male senza rimedio. Avresti potuto vivere questa terra e questa casa, sopportando agevolmente le decisioni di chi è più potente di te. Ed invece sarai cacciata dal paese per i tuoi discorsi sventati. Non me ne importa nulla. Continua pure a dire che Giason è un uomo molto spregevole. Perciò che detto contro i sovrani considera un bel guadagno l'essere punita con l'esilio. E anche se le cose stanno così, io sono qui, donna, perché non voglio negarmi ai miei familiari e mi preoccupo per te, che tu non debba andare con i figli priva di mezzi né bisognosa di alcunché. Anche se tu mi odi, io non potrei mai volerti male. Scellerato, questo è il peggiore insulto che posso pronunciare con la lingua contro la tua viltà. Sei venuto da me, odiosissimo agli dèi, a me e a tutto il genere umano. Non è questo un atto di coraggio né di audacia, guardare in faccia gli amici dopo aver fatto loro del male, ma il più grande di tutti i vizi umani, l'impudenza. Hai fatto bene a venire. Io, infatti, insultandoti mi alleggerirò l'animo. Tu, invece, soffrirai ascoltandomi. Io ti ho salvato, e il drago, io, uccisi, che con le spire molteplici avvolgeva il vello tutto d'oro, e lo custodiva insonne. E sono stata io, che
che tradendo mio padre e la mia casa sono venuta con te agli Olco, alle falde del Pelio, più desiderosa del tuo bene che saggia. Ho fatto uccidere Pelia della morte più terribile per mano delle sue stesse figlie e dopo essere stato trattato in questo modo da me, tu, il più vile degli uomini, mi hai tradito e ti sei procurato un nuovo letto. Se tu fossi ancora senza figli, il tuo desiderio per questo letto sarebbe perdonabile. Invece, la fede nei giuramenti è svanita e non riesco a capire se tu ritieni che gli dei di allora non abbiano più potere o che nuove leggi ora siano in vigore per gli uomini. Sai bene, infatti, di essere spergiuro nei miei confronti. Ma via, ti parlerò come se tu fossi un amico. Per quanto, quale bene posso aspettarmi da te? Di fronte alle mie domande, apparirai peggiore. Dove potrei rivolgermi ora? Forse alla casa del padre, quella casa che per te ho tradito? Forse alle sventurate figlie di Pelia. Certo, mi accoglierebbero proprio bene loro il cui padre io ho ucciso. La situazione è questa. Ai miei cari risulto odiosa e coloro ai quali non avrei dovuto far male li ho miei nemici per renderti un favore. Perciò agli occhi di molte donne greche tu mi hai resa felice in cambio di tutto ciò. Ho in te un marito davvero straordinario e fedele, io, povera e infelice, se dovrò andare in esilio cacciata via da questa terra, priva di amici e sola con i figli soli. Zeus, ma perché hai dato ai mortali indizi chiari dell'oro che risulti falso, mentre nel corpo degli uomini non vi è impresso alcun segno con cui riconoscere il malvagio? Non devo essere inetto nel parlare, ma come un esperto timoniere devo riuscire ad evitare la tua sfrontata loquacità. Dato che esalti troppo i tuoi meriti, io credo invece che Cribide sia stata la salvatrice della mia spedizione, lei sola fra dei e uomini. Tu di sicuro hai una mente sottile, ma per te è un discorso odioso spiegare che Eros con le sue ineludibili frecce ti abbia costretto a salvarmi. Ma non intendo trattare troppo questo punto. Comunque tu mi abbia aiutato, va bene, però in cambio della mia salvezza hai ricevuto più di quanto mi hai dato. Per prima cosa abiti in Grecia anziché in un paese barbaro. Conosci la giustizia e sai servirti delle leggi senza indulgere alla forza. Poi tutti i greci si sono accorti che sei saggia e ne hai ottenuto fama. Se tu abitassi agli estremi confini della terra, non si parlerebbe di te. Quanto ai tuoi rimproveri riguardo alle mie nozze regali, ti dimostrerò di essere stato prima di tutto saggio, poi assennato, inoltre grande amico per te e per i miei figli. Dopo che venni dalla terra di Iolco, trascinandomi dietro sciaguri irrimediabili, è divenuto esule. Quale soluzione più felice di questa avrei potuto trovare se non sposare la figlia del re? No, non l'ho fatto perché io odi il tuo letto e sia stato preso dal desiderio di nuova sposa, né perché miri a competere per il numero di figli, ma perché vivessimo bene e senza privazioni. Tu che bisogno hai di altri figli? Per me è opportuno aiutare i figli che ho con quelli che nasceranno. Ho preso forse una decisione sbagliata? Neppure tu lo diresti se non ti pungesse il pensiero del letto. Bisognerebbe che gli uomini generassero figli in qualche altro modo e che non esistesse la razza femminile. Così, per loro, non ci sarebbe più alcun male.
Ra